lo vedete? C'è ancora un po'. Se noi richiudessimo il libro si può fare uguale, se Sì. non vogliamo fare il triangolo Sì. e abbiamo meno scarpe. Quello Grazie. possiamo fare quello che ci pare, Bene, però io ora vi lascio un campione in modo che poi voi farete molto prima. Lo faccio anche con me stessa, cioè quando ho ottenuto la misura giusta e la forma giusta me ne tengo uno e poi giù, 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 giù. giusto, ora stampo. È solo la prima volta che si fatica di più. Bene, ora ci siamo. Ok? E questo è un raviolone, cioè quello che vi ho descritto è questa misura qua, va bene? Quindi questo sarà il nostro campione. Lo lasceremo qua e voi lo userete per ottenere tutti gli altri. Bene, più o meno con gli altri ci siamo uguali. Cioè, vedete, il quadrato perfetto è quando combacia il triangolo. Se non Sì. combacia non ci siamo. Bene, adesso procediamo con l'acqua. Serve un altro vassoio adesso per Sì, finire. grazie. Così ci mettiamo questi qui fatti. Con l'acqua bagniamo due lati di questo quadrato. L'acqua ci serve per essere sicuri di saldare bene il ripieno, perché avendo infarinato parecchio la pasta, se non la bagniamo non si tiene Lo attaccata. infarini o lo lascio così? Proprio un'idea. Ok, per essere più sicuri. Bene, a questo punto procediamo, ce li posizioniamo davanti e procediamo con il ripieno. Un cucchiaio di impasto. Senza esagerare però, eh? Aspetta che mi libero qua. Ehi là. Quindi vi dicevo, senza esagerare perché deve essere la giusta quantità che poi vi consente di chiuderlo a modino senza avere perdite. Ok, Ok. quindi andate al di sopra del ripieno, saldate via via. Attenzione, fate uscire l'aria e poi saldate definitivamente. Ok? Voi praticamente avete saldato tutta la pasta. Adesso va ribagnato. No, non va così, eh. Noi dobbiamo ottenere dei ravioloni. Vabbè, Ah, quindi li deve girare. vabbè. Un po' di triangoloni. Bagniamo questo. Uno dei due angoli, Volendo proprio lo saldiamo come si fanno i e questo è un tortellini. raviolone. Che Ah, bello! ragazzi, È è bellissimo, bellissimo! sono d'accordo con voi e mi piace proprio perché è grande. Voi ne servite Ma due o che tre nel bello! Questo è piatto e fate bellissimo! molto più velocemente che fa tutti quei No! ravioletti, E poi giusto? magari quelli si E poi dà più rompono. senso di festa così, non lo so perché. Ok, quindi stesso procedimento. Allora, attenzione, io saldo da una parte, poi faccio uscire l'aria, butto dentro, notate, con queste dita spingo dentro il ripieno e risaldo a posto. Poi bagno solamente un angolino, guardate, li faccio combaciare saldando delicatamente e poi alzo un pochino la banda finale. Ok? Ora procedo con questi, vi ripeto, vi lascio il Adesso proviamo anche noi campione. a farlo però, Ma il scherziamo? tubettino delle... Partite da subito. A chi aspettate? Ormai avete visto come si fa.